Prende il mare dalla Spezia l'Amerigo Vespucci, toccherà 12 porti per promuovere le Olimpiadi di Roma 2024. Ambulanza si trasforma in un'improvvisata sala parto per un bimbo di Albiano Magra che aveva fretta di nascere. Incidente sull'autostrada Carrodano, 4 veicoli coinvolti e 6 feriti, uno grave trasportato in elicottero a Genova. 100 tumori in più all'anno scoperti grazie alla campagna di screening mammografico dell'ASL Spezzina, guarire si può. Comunità sarda in festa domani al Circolo dell'Edda con un ricco programma tra tradizione, folklore e sapori. Buonasera dal TLS Giornale, salpata questa mattina dal porto della Spezia l'Amerigo Vespucci che compirà da qui a luglio il periplo dell'Italia per promuovere le Olimpiadi di Roma del 2024. Vediamo il servizio con le immagini di Daniele Rabuazzo. Ha mollato gli ormeggi e ha salutato il Golfo della Spezia intorno alle 10:20 la nave scuola Amerigo Vespucci. Un arrivederci al prossimo 13 giugno, quando farà ritorno nel porto spezzino dopo aver compiuto il periplo dell'Italia. Una campagna che parte oggi e arriverà fino a luglio per promuovere le Olimpiadi a Roma nel 2024. Con un equipaggio composto da 200 persone, cui il 4 luglio a Livorno si aggiungeranno altri 200 cadetti per proseguire nel suo compito di addestrare gli allievi della Marina Militare, la nave più bella del mondo farà tappa in 12 porti italiani per una campagna navale che festeggia il suo 85° anniversario e la promozione dei Giochi Olimpici. Dopo l'alza bandiera alle 8 e il saluto alle autorità da parte del comandante e capitano di vascello Curzio Pacifici, la nave scuola, reduce da lavori di ammodernamento, ha preso il largo per far la sua prima tappa il 30 aprile a Cagliari. La storia dell'Amerigo Vespucci, 101 metri varati nel 1931, è già legata ai Giochi Olimpici. Nel 1960 compito del grande veliero fu di portare la fiaccola olimpica dal Pireo all'Italia per le Olimpiadi di quell'anno. La cronaca: aveva fretta di nascere un bimbo che questo pomeriggio è venuto alla luce in pochi minuti in strada a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa di Albiano Magra. L'allarme è scattato alle 15 su richiesta del 118 della Versilia perché la mamma si trovava in territorio di competenza dell'ASL della Toscana. L'ambulanza da Ulla però non riusciva ad arrivare perché la viabilità era bloccata e così è intervenuto il 118 dalla Spezia. La donna, assistita dal compagno, è stata caricata sull'ambulanza in direzione dell'ospedale della Spezia, ma dopo pochi minuti, durante il tragitto, il bimbo è nato sull'ambulanza, trasformata in un'improvvisa sala parto. La mamma e il piccolo sono stati poi accompagnati all'ospedale della Spezia e sono in ottime condizioni di salute. E un incidente stradale in autostrada sulla 12 prima dell'uscita per Carrodano in direzione Genova questo pomeriggio alle 15 all'interno della galleria Bordigona. Coinvolte 3 automobili e un furgone che si è ribaltato. 6 le persone che si trovavano sui mezzi, di cui una rimasta incastrata e liberata dai vigili del fuoco. Sul posto del 118 di Brugnato, l'uomo incastrato è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova con l'elisoccorso Drago dei vigili del fuoco, mentre altri 2 sono stati trasferiti alla shock room della Spezia, uno al pronto soccorso della Spezia e 2 feriti invece al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto le ambulanze della PA di Brugnato, di Borghetto, Arcola, Vezzano, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brugnato. E a proposito di incidenti, se fosse stata una partita a biliardo sarebbe stato un bel filotto. Invece questa mattina in Viale Amendola, state vedendo le immagini, all'altezza del semaforo di Via Rosselli, un furgone che procedeva verso nord ha colpito un'auto parcheggiata prima del semaforo, causando un tamponamento a catena con un'altra auto e 2 moto, anch'esse parcheggiate. Nessun ferito fortunatamente nell'incidente, ma oltre al danno la beffa, le 2 auto saranno multate perché in divieto di sosta e una delle 2 moto è stata trovata senza assicurazione.
Due spezzini fermati dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli mirati all'abuso e allo spaccio di stupefacenti. Al primo sono stati trovati alcuni grammi di marijuana e hashish ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Al secondo è stata trovata dell'hashish ed è stato quindi segnalato come assuntore. Maltrattamenti in famiglia e per le persone in difficoltà i canali a disposizione sono molti e oggi la polizia e la città parlerà proprio di questo argomento, a chi ci si può rivolgere in un momento di grande difficoltà. Vediamo nel nostro servizio con le immagini di Davide Morina. L'episodio di ieri a Sarzana, dove un quarantenne ha minacciato pesantemente la compagna in un parco pubblico, ha riportato un tema di triste attualità che è quello della violenza in famiglia. Ci sono gli strumenti per denunciare, ecco che cosa possono fare le vittime per uscire da insomma, questa catena di violenza e soprattutto essere tutelate. Sì, sappiamo che questo tema è praticamente problematico perché è difficile conciliare dinamiche di natura affettiva, familiare, con procedure penali e di polizia. Proprio per questo il legislatore ha stabilito una sorta di gradualità dell'intervento. È possibile infatti per le vittime che spesso hanno paura di denunciare perché temono che possa questo aggravare la loro posizione e inaspire gli animi. È possibile per il questore infatti emanare un provvedimento di ammonimento contro quei soggetti che hanno penso in essere degli atti di maltrattamento contro familiari o conviventi. Questo ammonimento può nascere non per forza da un'esposizione della vittima, ma può nascere anche da una segnalazione fatta da vicini di casa o da altri conoscenti, rispetto alla quale la Polizia di Stato e la legge in generale garantisce la segretezza della persona che fa questa segnalazione, per cui non deve esserci la paura di esporsi. Può farlo anche la vittima stessa questa segnalazione e noi garantiamo che resterà segreta. Quindi questo ammonimento consente al questore di avvisare questo signore di mantenere un comportamento più consono e come conseguenza penale vi è la possibilità per il futuro di agire d'ufficio oltre a un aggravio della pena nel caso di condanna. C'è da dire pure che è stato avviato un protocollo d'intesa fra le forze di polizia e l'ASL che prevede la possibilità per i medici del pronto soccorso di segnalare alle forze di polizia eventuali casi di sospetti maltrattamenti in famiglia. In questi casi le forze di polizia chiamate, che effettuano un'azione fra polizia e carabinieri, affiancheranno queste vittime per cercare di capire qual è l'intervento migliore da fare mediante anche l'intervento degli assistenti sociali o mediante anche l'intervento del questore tramite l'ammonimento o semmai anche tramite una denuncia formale. Dipende dalla gravità del fatto e dalla situazione concreta che si viene a trovare. Casa di riposo Sabbadini, i sindacati dicono il comune si faccia garante per tutelare servizi e lavoratori. In una nota congiunta CGIL, CISL, UIL, Confederali e Pensionati scrivono di aver appreso dal comune di Sarzana l'intenzione dell'ente di vendere l'immobile della casa di riposo Sabbadini e utilizzare i proventi per la manutenzione dell'edilizia scolastica. Abbiamo chiesto al sindaco Cavarra, affermano garanzie precise sul mantenimento del servizio, la salvaguardia dei posti di lavoro e l'impegno a convocare i sindacati prima della stesura del nuovo bando. Il sindaco ha accolto le richieste e si è impegnato a riceverci in tempi rapidi, conclude la nota dei sindacati. Appuntamento con la prevenzione e la diagnosi precoce con l'ASL 5 della Spezia dedicata alla cura del tumore alla mammella. Di questo si è parlato oggi in un incontro che si è tenuto nei locali dell'ASL Spezzino in via 24 maggio. Vediamo il servizio con le immagini di Italo Lunghi. 100 tumori diagnosticati in più ogni anno da quando è entrato in vigore nell'ASL 5 il programma di prevenzione attraverso lo screening mammografico. Screening che l'ASL Spezzina ha voluto estendere anche alla fascia di donne tra i 45 e i 49 anni, una decisione che ha permesso di riconoscere anche nelle donne più giovani, solo lo scorso anno, 20 tumori. Prevenire e diagnosticare per tempo resta infatti l'arma fondamentale per sconfiggere una malattia che rappresenta ancora la principale causa di mortalità oncologica tra le donne. La diagnosi precoce è molto importante perché incide fortemente sulla mortalità, la abbassa molto. E pertanto in tutto il mondo
gioco quasi, viene utilizzato questo strumento di screening, cioè praticamente fare un esame alla popolazione sana per vedere se si riesce a intercettare un tumore quando è piccolo, perché più piccolo è, più incide sulla mortalità, vuol dire abbassa la mortalità. Il lavoro di riorganizzazione degli ultimi due anni inserito nel contesto della Breast Unit ha permesso un notevole miglioramento in quanto a prevenzione, diagnosi e terapia, anche grazie a tecnologie sempre più avanzate. Nel convegno di oggi pomeriggio il punto sui passi avanti compiuti e la valutazione dei dati di questi anni. E questo è un servizio attivo che prende in carico la donna quando è inclusa in questo programma di screening, vuol dire nella nostra AS da 45 a quasi 70 anni, e mettendo a disposizione tutti gli strumenti diagnostici gratuitamente con i risultati attesi, cioè magari riusciamo a intercettare un tumore abbastanza piccolo. Noi adesso invitiamo tutte le donne, l'estensione vuol dire gli inviti, noi riusciamo a mandarli a tutte le donne che sono incluse in questo gruppo di età. Noi siamo attualmente verso il 60% di adesione, auspichiamo 100%, è difficile, non sarà raggiungibile, ma noi vorremmo che saranno tutti, che parteciperanno tutti. È un'attività finanziata da fondi regionali e l'azienda, il nostro particolare, ha fatto uno sforzo particolare perché ha esteso, ha allargato il gruppo di donne non più da 50 a 69 anni, ma da 45 a 69 anni. Negli ultimi 20 anni la sopravvivenza è salita all'85% a 5 anni dalla diagnosi, perché vincere la battaglia contro il tumore, ha ricordato il dottor Rosenberg, si può. Le statistiche hanno dimostrato negli anni che si guarisce da questa malattia. Si può guarire come? Questa mattina il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra e l'assessore al bilancio Elisabetta Ravecca hanno condiviso le scelte relative al bilancio di previsione 2016 con le organizzazioni sindacali e poi con quelle di categoria. Cavarra ha sottolineato come il risanamento dei conti messo in atto in questi anni abbia portato a una diminuzione dell'indebitamento dell'ente del 10%, nonostante un taglio del 61% di contributi statali erogati, consentendo al comune di iniziare un percorso virtuoso e strutturale che si sta concretizzando con la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il cui effetto principale consentirà nel 2016 di ridurre la pressione fiscale a carico delle famiglie e delle imprese. Intervista a tamburo battente questa settimana a Corrado Mori, assessore ai lavori pubblici e commercio della Spezia, realizzata dai nostri Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli. Mori sarà il candidato sindaco dell'amministrazione attuale. Sentiamo che cosa ha risposto nella breve anticipazione della trasmissione che sarà in onda questa sera a partire dalle ore 21:30. A proposito di primarie, lei farà le primarie? Si butterà nell'arena per le amministrative del prossimo anno? L'ho detto poc'anzi. Io credo che il partito debba fare le sue riflessioni. Il partito però sono anche i singoli che si offrono, sì, che si mettono in gioco. Il partito deve fare le sue riflessioni, tutti intorno a un tavolo, capire se, qual è il metodo, se saranno le primarie oppure saranno la scelta attraverso gli organismi. Una volta individuato il metodo, stabilito un programma che dovrà essere condiviso da una coalizione più ampia possibile, a quel punto lì ci saranno i candidati. Ma lei un pensierino lo ha fatto? Ma non ce l'ha, ma nemmeno sotto tortura riuscirete, ma nemmeno con la tortura riuscirete. Il percorso è questo, e in questo momento inquinare l'attività amministrativa con appunto le ambizioni personali è il torto più grosso che possiamo fare a questa città, perché questa città è cambiata, sta svoltando. Io sono assessore al commercio, guardate che la prossima settimana, il 1° di maggio, i commercianti del centro storico, i commercianti spezzini, rimarranno aperti e faranno un'iniziativa bellissima, straordinaria, una lunga tavolata lungo via del Prione, per accendere il 1° di maggio, ma sino a qualche anno fa, niente, poteva essere pensabile una cosa del genere. Questo è molto importante. La città sta cambiando, e sta cambiando perché per n motivi, le crociere, i turisti, quant'altro, e noi abbiamo il dovere morale di sostenere questo cambiamento e indebolire questa sforzo, questa iniziativa con
beghe o ambizioni personali è un crimine che non viene perseguito, perché il crimine politico non è reato, però è certamente un crimine. Piano urbanistico operativo, domani giovedì 28 aprile alle 17.30 nella sala Caran alla Schiappa, il vice sindaco Cristiano Ruggia, il presidente della seconda commissione consigliare Paolo Carro, accompagnati dai tecnici comunali, illustreranno la variante al piano urbanistico operativo della Chiappa con le soluzioni per il parco pubblico e la mitigazione del rischio idraulico. La cittadinanza è invitata a partecipare. 1° maggio, CGIL Cisle Uil a fianco di chi ha lavoro e di chi non ce l'ha. Anche i sindacati spezzini parteciperanno a Genova alla grande manifestazione nazionale unitaria prevista per questa domenica. Per le informazioni e prenotazioni e per partecipare alla manifestazione, i sindacati hanno messo a disposizione il numero 0187 54 71 11. Senso civico e utilizzo dei mezzi pubblici con la consapevolezza che sono beni comuni. E questo è lo scopo del progetto ATC Torna a Scuola, le cui premiazioni si sono svolte questa mattina in Sala Dante. Ecco le classi premiate. La prima classificata è la classe terza E della scuola Ubaldo Formentini, seguita dalle seconde D ed E a pari merito della scuola Ubaldo Mazzini e dalla seconda C della scuola 2 giugno, che hanno vinto una gita scolastica. Sentiamo le interviste raccolte da Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Davide Morina. ATC Torna a Scuola, ma per aiutare i ragazzi a avere più senso civico e capire che il primo passo per essere dei buoni cittadini è rispettare anche i mezzi che si prendono per raggiungerla alla scuola. Sì, sì. Torna a scuola nel vero senso della parola, perché abbiamo per il secondo anno portato avanti questo progetto importante che ha il titolo di Bus come bene pubblico. Non ci vogliamo naturalmente sostituire né alle famiglie né alle scuole per l'educazione dei ragazzi, ma riteniamo che, essendo un'azienda partecipata e con 450 dipendenti, una delle aziende più grandi di Spezia, qualcosa al nostro territorio e alla nostra comunità dobbiamo restituire, e questo è il nostro modo di farlo, andare a sensibilizzare i ragazzi. E quest'anno abbiamo coinvolto 20 classi e 500 ragazzi nel comune della Spezia, l'anno prossimo cercheremo di estendere il nostro progetto a tutta la provincia, perché lo riteniamo un investimento vero, appunto sensibilizzare questi ragazzi al rispetto del bus come bene pubblico, al rispetto delle persone che su quel mezzo ci lavorano facendo grande fatica e di tutte le altre persone che sono i compagni di viaggio di questi ragazzini. Questi ragazzini diventeranno i nostri prossimi clienti, probabilmente l'anno prossimo, comprando il loro primo abbonamento, perché si allontaneranno per fare le superiori. Ecco, il nostro modo di fare un investimento sull'educazione e sul rispetto è quello che è terminato oggi con questa premiazione. Ecco, qual è stata però la risposta dei ragazzi che comunque hanno fatto un percorso lungo, insomma durato un po' di tempo nell'arco dell'anno scolastico? Sì, è durato per tutto l'anno, la risposta è stata al di là di ogni aspettativa, perché 500 ragazzi coinvolti, abbiamo avuto più di 300 progetti di comunicazione, e scegliere fra questi 300 progetti, i 3 che hanno vinto, non è stato assolutamente facile, quindi una grande risposta. Assessore, primo intervento pubblico davanti alle scuole, qual è stato il messaggio da trasmettere ai ragazzi? Allora, innanzitutto molto felice di intervenire subito con i giovani, visto che io sono la più giovane in giunta, e il messaggio era sicuramente un messaggio legato appunto alla creatività, allo sviluppo della creatività come mezzo un po' per interpretare la realtà e anche passare un messaggio così importante come quello dell'autobus come bene pubblico, perché poi questi ragazzi sono i progettisti di domani fondamentalmente. David Bowie e Masayoshi Sukita, Heroes, è il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata questo venerdì 29 aprile alle 18 nella sede espositiva della Fondazione Cari Spezia. La mostra sarà visitabile dal 30 aprile al 19 giugno ed è dedicata al maestro della fotografia giapponese che ha immortalato e ispirato il Duca Bianco per oltre 40 anni. In parallelo a questa esposizione, Spazio 32 organizza la mostra David Bowie, l'uomo delle stelle, dal 22 aprile sino al prossimo 17 giugno.
E domani, giovedì 28 aprile alle 16, il CAMEC ospiterà gli allievi delle classi quinte del liceo linguistico Mazzini che esporranno gli esiti di un percorso creativo guidato dalla docente e artista Katia Castellani. Il progetto è nato dalla riflessione maturata in seguito ai drammatici eventi di Parigi, Bruxelles e non solo. Quinto incontro con la rassegna La Spezia e i suoi palazzi questo venerdì 29 aprile a Casa Massà a partire dalle ore 17. La conferenza con proiezioni di immagini curata da Annalisa Coviello affronterà la vita del nuovo quartiere operaio Umberto I. L'appuntamento organizzato da Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, Lions Club ed Edizioni Giacchè. Comunità sarda in festa, domani alla Spezia ad iniziativa del Circolo Culturale Grazia dell'Edda, un ricco programma di appuntamenti a partire dalle ore 16 al centro Allende. Clou della manifestazione, l'esibizione di un tradizionale duo di musica popolare che eseguirà brani della tradizione sarda. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale, le immagini sono di Sergio Diofili. Giovedì la comunità sarda spezzina sarà in festa, qual è l'appuntamento della giornata? Il 28 di aprile alle ore 16 al centro Allende praticamente c'è questa festa popolare chiamata Sadis Sardegna, praticamente c'è un ricco programma di qui, c'è anche il prefetto che è presente, c'è anche le autorità spezzine, praticamente consiste, cioè il professor Pisano parla praticamente della... dei dialetti sardi, insomma, di queste cose qua. Poi c'è il programma comprende anche l'esibizione di un gruppo di un gruppo composto da due persone che sono la musica popolare. E poi ci sarà la consegna delle targhe, ricordo, e ci sono tante altre cose che adesso in questo momento. Quanti sardi ci sono alla Spezia? Guardi, se si dovesse quantificare il numero esatto ce ne dovrebbero essere circa 3.000-4.000 persone tra la Spezia, diciamo, e periferia. Attualmente siamo circa 200 soci. Ecco, è una comunità cresciuta nell'ultimo periodo? Abbastanza, direi che siamo fortunati, gli iscritti rinnovano la tessera, praticamente siamo soddisfatti, diciamo via. Rinnoviamo dunque l'appuntamento? Sì, certo, l'appuntamento è aperto a tutti i soci e anche ai non soci, anche ai simpatizzanti sardi. Via. Il 28, ripeto, aprile alle ore 16 al centro Allende. All'Accademia Lunigianese di Studi Giovanni Cappellini prosegue nel Salone Sforza in via 20 settembre alla Spezia il ciclo di incontri dedicati agli aspetti naturalistici della provincia spezzina. Venerdì alle ore 17 Almo Farina affronterà il tema il contributo del territorio lunigianese allo sviluppo dell'ecoacustica. Seguirà un intervento di Eleonora Landini sul patrimonio faunistico del territorio spezzino con le sue particolarità. Da sabato scorso al Circolo del Santo l'Unione degli Artisti Cattolici della Spezia ha avviato una collettiva di opere realizzate dagli utenti del Centro Riabilitativo Psicosociale. La mostra rimarrà aperta dal martedì al sabato alle ore 17.30 alle 19.30 fino al prossimo 3 maggio. E grande weekend per il canottaggio speciale a Livorno, la Spezzina Velocer si aggiudica il quarto trofeo unico Marconcini organizzato dall'associazione Sportlandia. Sabato 23 nelle gare di indoor rowing gli atleti conquistano un oro, un argento e un bronzo. Domenica scorsa invece per il primo memorial Gianni Picchi, gara su imbarcazioni coastal rowing a quattro vogatori in cui la Spezzina Velocer si presentava con due armi. In entrambe le finali le imbarcazioni spezzine hanno visto sfumare la vittoria per pochi decimi di secondo. Calcio, festa grande a Pagliari, domenica scorsa celebrazione del Don Bosco Spezia che torna in promozione. Nel servizio di Andrea Catalani una rapida carrellata di dichiarazioni carpite ad alcuni giocatori rossoneri prima del match vinto per 4-1 con la Moneglia al Franco Cimma. È stata una stagione bellissima, un campionato meritato, con sacrificio, con tanta bravura, perché ce lo siamo meritato, ma tanto meritato.
e siamo tutti contenti oggi di festeggiare e ci vediamo l'anno prossimo e cerchiamo di fare il meglio anche l'anno prossimo. Sono molto contento, promozione meritata, è stato un campionato lungo, ora ce la godiamo alla grande, una bellissima giornata oggi. E dopo la retrocessione, delusione totale della squadra, si riparte. Nuova stagione, noi siamo qua, abbiamo creato un gruppo nuovo, siamo carichi, pronti per il prossimo campionato, questo l'abbiamo vinto, avanti tutta! È stato un successo meritato, abbiamo dominato il campionato sin dall'inizio e alla fine abbiamo avuto dei alti e bassi, ma ce l'abbiamo fatta, comunque è un successo meritato. Volevo ringraziare tutti i giocatori che comunque ci siamo dati da fare e lo staff tecnico e tutti i tifosi. È stato un anno sofferto, ci siamo impegnati tutti, ognuno ha contribuito alla causa e ringrazio la società perché è veramente una delle poche rimaste con un certo valore, tutti seguono, la gente viene al campo a vedere le partite e niente, che aggiungere, si festeggia da ora che al prossimo anno. E allora, prima di chiudere le previsioni del tempo per domani, giovedì 28 aprile, un flusso meridionale sarà associato a nubi più compatte sul Levante Ligure, con la possibilità di locali piovaschi e isolati brevi rovesci, soprattutto al mattino. Sulla costa al mattino cielo nuvoloso con qualche schiarita, al pomeriggio nuvolosità variabile, umidità su valori medi. Venti deboli o moderati meridionali sul Levante Ligure in attenuazione e rotazione dei quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare molto mosso al mattino, in calo fino a mosso. Le temperature oscilleranno tra una minima di 13 e una massima di 17 gradi. È tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto. Buon proseguimento su TLS, arrivederci.